Ciao amici, benvenuti tutti in questo nuovo video. Io sono Andrea Lanciotti, il vostro tecnico digitale, e oggi vi spiego con un breve tutorial quando succede questo tipo di messaggio, d'errore, che significa che non siete, o in questo caso avete il digitale terrestre che non funziona, perché il mio è collegato direttamente al decoder di Sky. Ma quando trovate questo messaggio e non riuscite a entrare sul decoder di Sky, andate qualcuno di voi in panico, cioè che non riesce a trovare più la sorgente. Allora, che bisogna fare? In questo caso il decoder di Sky è acceso, non sappiamo perché vediamo questa schermata. Ve lo dico io: perché avete cambiato la sorgente. La sorgente che cos'è? La sorgente è l'uscita del televisore, cioè HDMI 1, HDMI 2 e via discorrendo. Allora, noi che facciamo? Andiamo sul nostro telecomando del televisore. Vi faccio vedere questo qui, ecco, questo in questo caso è un Samsung, e premete il tasto source. Premete il tasto source e andate sulla sorgente esatta HDMI 1, e ecco qua il televisore inizia a farvi vedere Sky. Quindi ecco qua, come avete visto, ritorna sulla sorgente giusta. Dovete vedere se è attaccato su HDMI 1 o HDMI 2, e il gioco è fatto, quindi potete rivedere tranquillamente la vostra televisione. Questa cosa è valida non solo per il decoder di Sky, ma per tutte le apparecchiature collegate al televisore, PlayStation, decoder TV Sat e via discorrendo, DVD e lettore MP3. Quindi per questo video è tutto, ciao a tutti da Andrea Lanciotti, mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!